Ecco un esempio di equazione differenziale del primo ordine di tipo a variabili separabili. Y', cioè dy in dx uguale log x per y. Con il solito procedimento portiamo tutte le y da una parte, tutte le x dall'altra, comprese il dx, e integriamo. Quindi integrale di dy su y uguale integrale di log x in dx. Il primo integrale è facilmente, la prima primitiva è chiaramente individuabile, il logaritmo di modulo di y uguale l'integrale di log x in dx. E prendiamoci cura di questa integrale qua. Idea abbastanza scontata è fare una sostituzione, quindi risolviamo l'integrale per sostituzione scrivendo x uguale e elevato a t. Quindi t è il logaritmo in base e di x, e quindi ancora dx è uguale e elevato a t dt. Quindi andiamo a sostituire dentro il logaritmo questa sostituzione e abbiamo logaritmo in base e di x di e elevato a t è proprio t, per dx, cioè e elevato a t dt. Questo integrale lo risolviamo per parti e quindi individuiamo una e elevato a t funzione già derivata, f', e t funzione derivata 0 volte, quindi proprio g. Per parti, appunto, questo è f per g meno integrale, se qua era g per f' di g' f. Allora, f per g e t. La primitiva di e elevato a t è di nuovo e elevato a t. Quindi abbiamo t per e elevato a t meno l'e elevato a t appena manipolato lo manteniamo costante dentro l'integrale e deriviamo il t dentro l'integrale. Ma la derivata di t è 1 e quindi rimane t elevato a t per e elevato a t meno integrale di e elevato a t. Ma l'integrale di e elevato a t è proprio elevato a t, dunque rimane t per e elevato a t meno e elevato a t più c. Raccogliamo l'e elevato a t, quindi rimane e elevato a t per t meno 1 più c. Risostituendo a ritroso a t logaritmo di x abbiamo e elevato a t che è x per t meno 1 che è log x meno 1 più c. Quindi l'integrale di log x in dx è x logaritmo in base x per log x meno 1 più c. Ritorniamo quindi a logaritmo in base n di y uguale a questa primitiva. Quindi logaritmo in base n di y uguale x per log x meno 1 più c. Ricordando appunto che il modulo moltiplica per meno le parti negative di una funzione rendendole positive, esplicito la y dicendo e elevato, praticamente di nuovo facendo l'esponenziale
e la parte sinistra per l'esponenziale della parte destra. Allora, e elevato al logaritmo in base n di y è proprio modulo di y per è uguale a e elevato a x log x meno 1 più c. L'esponenziale con esponente una somma è il prodotto degli esponenziali, quindi e elevato a x log x meno 1 per e elevato a c. E elevato a c è una costante che chiamo c. Benissimo, ora tolgo il modulo dicendo invece di c è più o meno c a seconda dei casi e quindi y è più o meno c per e elevato a x per log x meno 1. Chiamo più o meno c di e quindi y di x è uguale a d per e elevato a x per log x meno 1. Notiamo che al variare di d non ho una sola soluzione, bensì una famiglia di soluzioni al variare di d. Quindi in funzione delle infinite scelte di d ho infiniti esponenziali di un certo tipo. Il problema di Cauchy restringe attraverso delle condizioni al contorno questa infinità di soluzioni a una e una sola soluzione. Quindi, per esempio, impongo che la y per x uguale a 3 valga 5, vado a sostituire nella soluzione dove c'è x 3, e quindi e elevato a 3 per logaritmo di 3 meno 1 per d, il tutto uguale a 5, da cui ricavo l'unico d della soluzione di questo problema di Cauchy che vale 3,72. Quindi la soluzione, se vogliamo, la curva di questa famiglia di curve corrispondente a questo problema di Cauchy è 3,72 per e elevato a x log x meno 1. Questo esempio è interessante perché ha dentro di sé un'integrale per sostituzione che si aggiunge alla separazione delle variabili. Se io